Signora, mi scusi, quanto ha perso lei? Parecchio. Quando se n'è accorta? Il 25 mi hanno telefonato a casa, mi hanno detto di passare in banca mi hanno detto che avevo tutte queste obbligazioni subordinate azzerate, che mi avevano assicurato che erano tranquille, era tutta roba tranquilla. Alla fine io prendevo il mio capitale e le mie cedole al 3%. Io non ho perso niente. E sono qui per solidarietà di tutta questa gente. Praticamente c'era mio suocero che aveva soldi in questa banca. Comunque indirettamente coinvolto. Indirettamente sono coinvolto. Io partecipo per solidarietà a queste persone e perché indirettamente sono coinvolto. Da dove viene? Io vengo da Empoli. Empoli è stata una zona particolarmente colpita. Sì, è stata una zona molto colpita, perché era una banca di zona, perché veniva chiamata la banchina dove tutti si sentivano sicuri, tranquilli. Io non ho perso niente, io sono qua per solidarietà. I miei soci hanno perso i soldi, che sarebbero i suoi genitori, che sono anziani, hanno lavorato una vita, non hanno fatto ferie, non vacanze, e alla fine alla vecchiaia ad essere anche derubati di quelli poco che avevano per una vecchiaia più tranquilla. Mi è stato detto che erano sicuri, che non perdevo niente, anche quando ci sono tornata dopo insomma, quando è successo la cosa, hanno detto che erano sicuri, no, tanto la banca non falliva. Invece... Quando è che si è resa conto praticamente di aver perso questi soldi? Mi sono resa conto il giorno dopo. Alle manifestazioni finché si può, è l'unica difesa secondo me che abbiamo per cercare di recuperare qualcosa. Anzi, no qualcosa, tutto, perché loro ci devono ridare tutto. Quando posso vengo sempre, perché la mia libertà è più importante di tutto.